Benvenuti a una nuova puntata del podcast attraverso il quale attraversare con gli educatori la traversata con i loro adolescenti attraverso racconti, spunti e riflessioni. Questo è Point of View, Educatori Attraverso, con Riccardo e Matteo e due super ospiti. Oggi è una puntata speciale perché è dedicata al corso della Montanina, corso residenziale per animatori. Ex Capizzone. Abbiamo qua due super ospiti che sono due ex corsiste. Cos'è una corsista? È qualcuno che ha fatto il corso alla Montanina. Abbiamo scelto loro perché vogliamo farci raccontare un po' questa esperienza, sia da un punto di vista degli adolescenti, sia da un punto di vista di qualcuno che è più grande e dà un'attenzione educativa sugli adolescenti. E quindi eccole qua. Presentatevi. Ciao, sono Marta, ho 19 anni e vengo dall'oratorio di Pero e ho vissuto l'esperienza della Montanina nel giugno del 2021. Ciao, io sono Giulia, ho 19 anni e anch'io vengo dall'oratorio di Pero. Ho fatto il corso della Montanina nel giugno 2022. Ecco, dico subito una cosa, che sono due annate molto particolari, perché nel 2021 è stato l'anno dopo il Covid e quindi è stato il primo anno di Montanina fatta seriamente, anche se a numeri ridotti, mentre nel 2022 poi si è tornati più, diciamo, alla normalità, quindi abbiamo proprio due storie anche un po' diverse. Ma partiamo dalla prima domanda: qual è il primo ricordo che vi viene in mente? Sicuramente il primo ricordo che affiora alla mia memoria quando penso alla Montanina è l'inizio della mia amicizia con Elena, che è una ragazza di un altro oratorio che ho proprio conosciuto al corso della Montanina e con cui si è instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. E nonostante poi noi dopo la Montanina non ci siamo più viste per 2 anni, quando ci siamo riviste 2 anni dopo e ci eravamo sentite tanto, è rimasto proprio questo bel legame fra di noi e ancora ci vediamo e ci sentiamo. Io, se penso alla Montanina, mi viene subito in mente la sensazione che provavo la mattina appena svegli, usciti dalla stanza a vedere il panorama, le montagne, e sapere che mi aspettava una giornata piena di cose inaspettate e persone che non conoscevo, e quindi tanti incontri, tante cose nuove, quel brivido associato all'aria frizzantina della montagna che provavo tutte le mattine lì in Montanina. Come nelle scorse puntate, rimaniamo un po' anche sul tema dell'oratorio estivo, che poi è il focus a cui prepariamo gli animatori alla Montanina. Il tema di quest'estate è il pellegrinaggio. Del pellegrinaggio abbiamo 7 passi, di cui il primo è decidere, quindi la nostra domanda sarà legato al decidere. Perché avete deciso di salire alla Montanina? Cioè, siete state convinte da qualcuno, siete state invitate o addirittura siete state voi a chiedere di salire? A me è stato proposto di salire alla Montanina e vivere questa esperienza dal mio don. Ricordo ancora quel momento, è venuto a casa mia e mi ha chiesto: Marta, vorresti andare alla Montanina? Io, essendo una persona abbastanza timida, almeno all'epoca lo ero molto, non ho risposto subito di sì. Ero abbastanza titubante, avevo molta paura perché mio fratello aveva già vissuto l'esperienza e mi aveva detto che c'erano, per la maggior parte, sconosciuti ovviamente, e quindi questa cosa mi ha un po' frenata all'inizio. Poi però mi sono detta: mi butto, cerco di mettermi un po' in gioco, e quindi ho scelto di partire, di andare alla Montanina, anche perché avevo già vissuto un anno da animatrice e non ero molto sicura delle mie capacità, quindi pensavo che andando alla Montanina avrei imparato come fare l'animatrice, cosa che un po' è successa e un po' poi vi racconteremo. Me lo immagino il don che manda il gufo tipo Hogwarts a casa con la lettera di convocazione alla Montanina, bello bello. Io alla Montanina sono stata invitata dal don, che è venuto a casa mia e mi ha proposto di partecipare a questa esperienza. Io in realtà non sapevo molto di cosa si trattasse, però venivo da mesi molto particolari perché ero stata operata alla caviglia e ho fatto 5 mesi in carrozzina, quindi in quel momento in cui stavo iniziando a ricamminare da sola mi ero proprio ripromessa tra me e me di accogliere qualunque esperienza che mi sarebbe stata proposta, e quando il mio don in quell'occasione mi ha chiesto di salire in Montanina, io ho deciso di lanciarmi in questa nuova esperienza
e scoprire che cosa ci fosse al di là della mia paura e al di là di quella solitudine che per mesi ho vissuto in casa o comunque da sola senza poter uscire perché ero molto vincolata dalla carrozzina, dal gesso, e quindi ho deciso di lanciarmi in questa cosa e provare a scoprire cosa ci fosse al di là, e quindi mi sono un pochino affidata a questo invito. Ecco, visto che ci rivolgiamo agli educatori, esce subito un aspetto interessante che fuori onda abbiamo riso un po' del Don che si presenta a casa per fare questo invito, però è molto interessante perché la decisione degli adolescenti di vivere un'esperienza è data da un invito, e più questo invito è cercato, voluto, spinto, no? Anche con dinamiche che non sono quelle del metto la possibilità sul gruppo WhatsApp degli animatori che sono dentro i 60 e chi arriva arriva. È molto interessante il sentirsi anche invitati, no? Chi magari per una caratteristica, chi per una situazione, chi magari perché in te, animatore, in te, animatrice, ha visto qualcosa che tu non hai ancora visto di te stessa o di te stesso. È anche interessante la dinamica, anzi la differenza tra invitare qualcuno che sa circa che cosa succede e chi magari è del tutto nuovo perché nel suo oratorio nessuno è mai stato invitato. Ricordo quando, per esempio, io ero stato invitato che nessuno mai era stato alla Montanina, o all'epoca Capizzone, e non sapevamo proprio cosa ci aspettasse. Mentre a volte, adesso, tanti ragazzi salgono avendo già delle aspettative, quindi come educatore devo saper raccontare, se non si sa niente, oppure addirittura, mi capita, di frenare tutte le richieste e saper scegliere, come diceva adesso Matteo, in base un po' alle caratteristiche, ai carismi, a chi vuole migliorare e invitarlo alla Montanina. Un altro aspetto interessante che mi sembra importante sottolineare è che gli educatori o il Don comunque mandano dei ragazzi in prospettiva dell'oratorio estivo, ma in verità i bisogni che hanno, quello che esce, è tutt'altro, no? Da una parte c'era, in questo caso, la volontà di uscire un po' fuori, dall'altra di accettare qualsiasi esperienza bella che gli venisse proposta. Quindi anche questo è interessante, no? Il motivo per cui è nata la Montanina, cioè fare dei corsi tecnici degli animatori, e i bisogni, le aspettative che i ragazzi quando salgono hanno. E secondo me bisogna puntare un po' su entrambi. Su questa scia arriva la prossima domanda, che è: in che cosa la Montanina vi ha fatto crescere come animatrici e come persone? Perché abbiamo detto, non è solo qualcosa di tecnico, ma prende tutta la persona. La Montanina per me ha segnato un pochino un inizio di un nuovo cammino in oratorio, spirituale, ma proprio della mia vita. Perché è stata proprio quell'esperienza che mi ha rilanciato e da cui veramente mi è scattata questa enorme voglia di vivere e di mettermi in gioco. In Montanina io ho visto degli educatori che avevano veramente voglia di stare con i ragazzi e che si divertivano a fare questa cosa, e lì ho proprio sentito anche quasi una mia chiamata a fare questa stessa cosa, a portare nel mio oratorio quella voglia di stare con i ragazzi, di giocare con loro, di parlare con loro, di sapere che cosa si muove nei loro cuori. E sono tornata a casa dalla Montanina che ormai ero convinta che quell'estate, e poi in realtà ancora adesso tuttora mi trovo a fare questo, avrei donato tutto quanto di me all'oratorio e ai ragazzi. In Montanina io ero la più grande del mio gruppo, eravamo in 5 ed ero la più grande perché io ero in quarta superiore quando ho fatto la Montanina e mi sentivo già allora la più grande, e quella sensazione mi ha fatto capire che era il momento di mettermi in gioco davvero e di prendere le redini dell'oratorio estivo insieme ai miei coetanei con cui quell'anno saremmo stati più grandi e veramente fare la differenza nel nostro oratorio e portare qualcosa di bello. Quindi prendere tutte le esperienze della Montanina e usarle per fare del bene ai ragazzi e nel mio oratorio. Come dicevamo prima, l'esperienza della Montanina non è un'esperienza fine a se stessa che si ferma a quelli che sono i tecnicismi dell'essere animatori, ma è un'esperienza che dà tantissimo alla propria crescita personale e alla propria vita, e così è stato per me. Infatti io dopo la Montanina ho vissuto, ecco, la Montanina proprio come un momento di luce per la mia vita. Come diceva Giulia, è stato quasi un inizio, un momento in cui fermarmi nel mio cammino per poi ripartire più forte di prima. E innanzitutto in Montanina ho capito e ho cominciato a capire che cosa significa essere testimoni. È una cosa di cui si parla spesso nella nostra fede, l'essere testimoni, andare incontro agli altri
e raccontare la propria storia, accogliere la storia degli altri. E come ho detto prima, io ero una persona molto timida e quindi tendevo ad aprirmi e a raccontare la mia storia solo a chi mi era molto vicino, solo agli amici molto stretti. In quell'ambito invece ho scoperto che essere testimoni non prescinde dal fatto che bisogna per forza essere molto amici per raccontarsi, per sostare con gli altri nelle cose, per stare insieme agli altri durante le esperienze, durante i momenti di divertimento come quelli più seri. Infatti durante questa esperienza ho cominciato anche a prendermi di più sul serio, a capire che io ero chiamata a qualcosa proprio perché io ero così, e quindi ho cominciato a analizzare e a prendere più sul serio le storie degli altri e la mia, per poter trarne qualcosa di bello e poter dare anche agli altri qualcosa di bello. E questo ha dato tanto alla mia persona e anche al mio essere educatrice, animatrice e catechista, visto che io faccio la catechista nel mio oratorio. Questo mi ha insegnato sicuramente tantissimo. È molto interessante vedere come ciò che hanno provato ha avuto poi delle ricadute, no? Marta diceva dei momenti di luce, Giulia diceva anche di metterci in gioco di più nel prendere in mano l'oratorio, e colpisce molto questo aspetto, e colpisce molto anche che si ricordino delle persone che ci sono state, non di ciò che è stato fatto. Proprio recentemente sul progetto Attraverso abbiamo ricevuto una richiesta di una persona che voleva fare una tesi sulla pastorale di Attraverso e ha chiesto: quali sono le ricadute del progetto dirette sugli adolescenti? E io gli ho risposto: nessuna, perché è la relazione degli educatori con i ragazzi a fare il centro. Poi ci sono metodi, strumenti e tutto, però è quello il centro. Quindi senza questo, senza una relazione, non sta niente in piedi. Ora, con qualche anno alle spalle, avete detto che fate le educatrici e le catechiste. Quali sono stati quegli elementi educativi che hanno influito positivamente sull'esperienza, che adesso riconoscete e provate a riproporre? Prima Giulia, per esempio, diceva delle persone che vedeva. La cosa che mi ha segnata di più, l'esperienza che mi ha segnata di più insieme agli educatori, è stata che quando poi è arrivato il momento di ripartire per tornare nei propri oratori e c'è stato il momento di saluto, una delle educatrici è venuta da me piangendo e abbiamo pianto insieme, ed è stato un momento molto forte che ricordo con molto affetto, e mi ha ringraziata per la mia presenza e per la mia persona, per quello che io avevo portato alla Montanina. Questo mi ha insegnato quanto, quando noi facciamo gli educatori, siamo educatori, animatori, quanto noi possiamo davvero prendere dagli altri. Prima con Giulia parlavamo e dicevamo: se doni la vita, sei pieno di vita, che è un po' uno slogan anche che abbiamo, su cui abbiamo riflettuto durante questo anno. Ecco, questo è proprio vero. Quando sei in grado di donare la tua vita agli altri, di metterti al servizio degli altri, raccontare la tua storia di grazia agli altri, poi gli altri questo lo riconoscono e ti sanno donare, darti indietro tantissimo. E quindi sicuramente questo è il primo elemento educativo che mi porto nel cuore e che mi ha segnata dall'esperienza della Montanina. Una cosa che mi ha colpito tantissimo è stato il rapporto che gli educatori instauravano con i ragazzi. È stata la prima volta in cui, in un contesto nuovo, io mi sono sentita chiamata per nome, cioè in cui io, con tutto quello che erano i miei limiti, i miei difetti, ma anche le mie qualità, la mia voglia di giocarmi, era veramente importante e veniva veramente stimolata. E questa cosa mi ha veramente aiutato a capire che un educatore non deve fermarsi solamente al gioco, all'intrattenimento, ma deve veramente entrare in relazione con i ragazzi che ha intorno, con le persone in generale che ha accanto, e costruire un rapporto che vada veramente in profondità. E l'educatore non è solamente qualcuno che ti dice come funziona la vita, perché anche noi educatori siamo in cammino e lo saremo sempre. È camminare accanto ai ragazzi, questo per me è essere educatore, e l'ho visto per la prima volta in Montanina,
e lì ho sentito che anche il mio essere educatrice un giorno sarebbe stato così vicino ai ragazzi e interessata veramente a cosa passa nei loro cuori e nelle loro vite, ad esserci fino in fondo per loro, chiamarli per nome, farli sentire chiamati a qualcosa di più grande, perché tutti quanti noi siamo chiamati a fare qualcosa, a metterci in gioco, e come sono stata chiamata io, così sentivo che era prima o poi sarebbe stato anche il mio momento di chiamare qualcuno e quindi stare accanto ai ragazzi in questa cosa. Un altro elemento che mi ha segnata tanto dell'esperienza della Montanina è stato il momento conclusivo delle giornate. Ci si fermava sempre, si sostava insieme e si parlava un po' di come era andata la giornata, si valutavano un po' i momenti, si cercava di riconoscere quali erano stati i momenti belli della giornata, e ricordo sempre che si concludeva chiudendo gli occhi e poi c'era fatta questa domanda: chi è stato contento di questa giornata? Chi si è divertito? E con gli occhi chiusi dovevamo poi alzare la mano, e una volta aperti avremmo scoperto in quanti effettivamente erano stati contenti di quella giornata. E poi si concludeva sempre con un bel applauso. Ci facevamo un applauso. Ecco, questo è sicuramente un elemento molto importante, il saper riconoscere e valutare le giornate, riconoscere i momenti belli vissuti insieme e sapersi fare un applauso, sapersi dire che bravi che siamo stati, che bella giornata che abbiamo vissuto insieme e che bello è stare insieme. E questo è molto importante anche quando poi si torna a casa, saper stare insieme ai propri ragazzi e agli altri animatori, educatori, e dirsi cosa di bello abbiamo vissuto durante la giornata e sapersi fare un applauso, ecco. Un'altra cosa che mi ricordo della Montanina e che mi ha segnato tanto era la sera, quando durante la preghiera cantavamo tutti insieme, che è una cosa che in realtà anche nel nostro oratorio si fa, però mi ricordo proprio che lì in Montanina l'ho vissuta anche con una predisposizione al canto molto forte. Lì in Montanina ci è stata insegnata la canzone La tua presenza è gioia piena, e ancora adesso ogni volta che la riascolto o la cantiamo in oratorio ripenso a quelle sere in Montanina in cui ci veniva insegnata questa canzone. Nel ritornello appunto la canzone dice: in quegli attimi di luce scopro che sei sempre lì con me. Ed è una cosa che per me è veramente così, è proprio vera. In alcuni momenti in cui non riesco a pregare da sola nel mio silenzio, che sia cantarla con i miei compagni, con i miei amici o da sola, mi aiuta veramente tanto a rivedere un pochino di luce nel mio cammino, nella mia fede, e sentire sempre questa presenza del Signore che in realtà c'è ogni giorno accanto a noi. E la musica trovo che veramente sia un elemento che avvicina tantissimo me, ma penso valga anche per i ragazzi, avvicina tantissimo a Dio e al guardarsi dentro, e veramente le canzoni in quel contesto fanno veramente tanto, e quindi anche in Montanina averlo vissuto mi ha proprio fatto bene al cuore. Beh, grazie mille. Diciamo che anche da educatori poi ascoltare queste storie è sempre rinfrancante e dà il coraggio di continuare ad andare avanti, di continuare a camminare, no? Come quest'anno sarà il pellegrinaggio, con tutte le tappe che dovremo vivere. Due domande secche, di cui la prima secondo me avete già risposto, ma ve la rifaccio comunque, e la seconda nuova. Prima, qual è stata la cosa più bella? E due, quale la più difficile? Vogliamo proprio un momento o una situazione pratica, eh? Per me forse la cosa più bella della Montanina è stata il deserto, il momento di silenzio. È proprio quell'esperienza che mi sono portata nel cuore e che ancora adesso mi ha segnato tantissimo. È stato quel momento in cui mi sono ritrovata dopo mesi di smarrimento. Io lì ho avuto occasione di guardarmi dentro, che forse anche questa è stata la cosa più difficile. Cioè contemporaneamente stare da sola con me stessa e guardarmi dentro. La cosa più bella e la cosa più difficile. Forse perché è stato così difficile anche imparare a stare da sola con me stessa per tutto quel tempo, che all'inizio mi spaventava, l'ha resa veramente una cosa straordinaria, perché mi sono messa nel bosco, avevamo da cenare da soli e ho mangiato il mio panino mentre ripensavo a tante cose della mia vita e ripensavo un po' al passato, ma mi chiedevo anche che cosa mi aspettasse nel futuro. E lì davvero, dopo tanto tempo in cui non sapevo dove stessi andando, dove volessi andare, ho sentito forte, fortissimo il bisogno di portare nel mondo ciò che avevo dentro e di donarmi agli altri. E nel deserto ho avuto occasione di scrivere la lettera a me stessa, che poi mi è stata consegnata un anno dopo, che tanti ragazzi alla Montanina hanno occasione di scrivere. Super spoiler!
E lì mi ricordo che nella lettera ho parlato alla me del futuro e alla fine ho concluso con "un batticuore sarà", che era lo slogan di quell'anno. Ed è una frase che in realtà poi mi porto dentro, perché la vita in oratorio con i ragazzi è un batticuore costante, e quindi il deserto è stata veramente l'esperienza che mi ha segnato di più, in positivo ma anche a livello di esperienza difficile, in cui ho dovuto davvero guardarmi dentro e fare i conti con me stessa. Anche per me l'esperienza più bella è stata quella del deserto e del silenzio in generale, perché due momenti mi hanno segnato tanto. Quello del deserto e poi una mattina quando mi sono svegliata molto presto, molto prima degli altri, e ho fatto una passeggiata nel boschetto che c'è lì alla montanina. È stato un momento che mi ha segnata tanto, quello del deserto, perché proprio in quel momento ho cominciato a pregare, come dico io, in modo maturo, stabilendo proprio un bel rapporto con il Signore di dialogo, di ringraziamento e anche di richiesta a volte. È stato un momento molto bello anche perché ho imparato a vivere quel silenzio e quella solitudine in modo molto diverso, perché prima ero abituata a vivere la solitudine isolata, senza avere un contatto con gli altri e vivendo la pesantezza in realtà dell'essere da sola. Invece in quel momento ho sentito forte la presenza intanto del Signore, ma il fatto che io stessi vivendo quel momento di silenzio e di solitudine insieme ad altri, e il fatto che quel silenzio stava in realtà dando tanto frutto e mi stava dando anche un po' una direzione, stavo cercando delle risposte alle mie domande, ed è anche per questo che poi la montanina è stata proprio un inizio per me, perché i momenti di silenzio, come anche quelli invece più caotici di divertimento e di gioco, hanno saputo darmi davvero un po' una direzione, mi hanno fatto capire che cosa io avrei voluto portare alle persone. La cosa più difficile invece che ho vissuto alla montanina è stata sicuramente quella di vincere la mia timidezza, prendere un po' di coraggio, abbassare le mie difese e farmi conoscere dagli altri, mettermi in gioco. Nonostante i miei difetti, nonostante le mie paure e nonostante anche il fatto che io non sapessi ballare, che era un po' la mia preoccupazione, e il fatto che non fossi neanche una persona così tanto sportiva, ecco. Quando ero partita avevo un po' l'aspettativa che avrei dovuto mettere in campo chissà quale prestazione come ballerina o come sportiva. Invece quando poi sono arrivata alla montanina ho scoperto che c'era molto di più, e quindi questo mi ha aiutato tanto ad aprirmi e a vincere la mia timidezza. Grazie mille Giulia e Marta per la vostra testimonianza. Ammettiamo che quando abbiamo pensato alla puntata ci aspettavamo delle belle storie, ma non in modo così profondo. E quindi è stata una bellissima scoperta, una bellissima riscoperta. Ma prima di concludere abbiamo l'ultima domanda. Come si fa a raccontare, cioè a portare questa esperienza agli altri nel proprio oratorio una volta che si è tornati? Per me, per testimoniare la propria esperienza bisogna fare ed essere più che raccontare a parole, perché mostrando veramente quello che ti porti nel cuore da un'esperienza e mettendoti davvero in gioco, gli altri si accorgono di quanto quell'esperienza che hai vissuto ti ha segnato, che è stato così per la montanina quell'anno ed è stato invece così per la GMG di Lisbona del 2023. Io sono tornata infatti da quell'esperienza con una voglia di fare, di mettermi in gioco che era fortissima, e quindi per me si può testimoniare un'esperienza così forte mettendosi davvero in gioco e facendo concretamente qualcosa per gli altri. Su questo anche io sono abbastanza in linea con Giulia, perché la montanina è un'esperienza di vita in cui si fiorisce e si vive davvero qualcosa di forte, quindi l'unico modo per raccontare e far sentire proprio questa emozione anche agli altri è quello di far vivere ai ragazzi, ai bambini e anche agli adulti che ci vedono quando torniamo, ci vedono all'opera. L'unico modo appunto è quello di far vivere la bellezza dell'animazione e del rapporto educativo. Come prima vi ha ringraziato Matteo, anch'io Marta e Giulia vi ringrazio. Ascoltarvi posso dire che è stato emozionante, mi sono emozionato durante questa intervista.
Spero che anche chi ci starà ascoltando si ritrovi o capisca quanta emozione esce da questa esperienza, e quindi vi invitiamo a rispondere a una domanda qua su Spotify: qual è stata per voi l'esperienza più bella alla Montanina o ai tempi a Capizzone? Concludiamo con un avviso. Martedì 23 aprile aprono le iscrizioni alla Montanina 2024. Bene, siamo giunti alla conclusione del nostro cammino. Abbiamo attraversato il ponte con lo sfondo della Montanina. Vi ringraziamo da parte di Matteo, Riccardo, Marta e Giulia. Questo è Point of View, educatori attraverso.